tossicia, e non è un caso. Non è un caso, noi oggi stiamo facendo un pellegrinaggio. Salutiamo innanzitutto il vice sindaco in rappresentanza del sindaco Franco Tarquini, che tra l'altro ho sentito telefonicamente. Emanuela Rispoli, tra l'altro un cognome praticamente una garanzia. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione di Tossicia che ci accoglie. Un momento di silenzio, grazie. O sindachessa si potrebbe dire che ci saluterà. Emanuela Rispoli, stavo dicendo che non a caso stiamo qui perché stiamo facendo un pellegrinaggio verso San Gabriele. Dovete sapere che qui a Tossicia, da tradizione, molto probabilmente nel 1217 è passato San Francesco d'Assisi, il quale praticamente passava andando, diciamo, verso qui, da cui sono derivati, perché sono nati San Berardo, il vescovo San Berardo, il patrono di Teramo, e sua sorella Santa Colomba. Ecco perché oggi il nostro tema sarà prevalentemente religioso. Per questo ringraziamo il vice sindaco, il ristorante che sta per aprire, l'Umaniate La Mod, e quindi facciamo un applauso a tutti, con l'amministrazione. Ci saluterà, che abbiamo, come vabbè le altre volte, noi siamo lieti di accoglierti, ma questa volta appunto volevo ringraziare in primis prima dell'amministrazione che cerca sempre di essere presente in queste bellissime manifestazioni, i gestori di questo ristorante che è partito, è stato inaugurato e organizza sempre delle serate molto interessanti, oltre al mangiare che è molto prelibato. Se tornerete avrete modo di degustare. Io vi porto i saluti del sindaco che mi ha delegato, che è impegnato in un'altra manifestazione, e di tutta l'amministrazione comunale. Vi invito a tornare nuovamente, a rivisitare i nostri posti, perché abbiamo veramente da offrire come l'anno scorso, che è stato veramente un grande piacere per noi. Ringraziare il Signore anche per ci ha dato una giornata quasi di sole, diciamo, quasi di sole, però che ci accoglie, ci dà la possibilità di sentire il calore del suo amore, e vogliamo anche chiedere la sua benedizione. Quello che dobbiamo capire è che senza l'amore di Dio non possiamo far nulla. L'uomo poteva arrivare a pensare di costruire una macchina, un'autovettura, se non camminiamo non foriamo. È vero, se non camminiamo non sentiamo la fatica. Allora vogliamo segnarci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo questa preghiera e dopo vi verrà distribuito a tutti quanti. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Faccio il pilota.
pensava a me e ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo, imbalzando una curva insieme a me. Dio mi ha detto, chiudi gli occhi e riposa, e io ho chiuso gli occhi. E per loro, Signore, noi ti preghiamo. Buongiorno a tutti. Il primo ringraziamento vorrei fare al vostro presidente, perché è una persona veramente squisita e mi ha fatto un invito da San Benedetto 3 volte. Anche se il mio club a San Benedetto oggi faceva una manifestazione, ho preferito venire qua perché sono devoto a San Gabriele, questo ve lo dico chiaramente. E se vogliamo, tanto che stiamo sulla chiesa eccetera, prima della preghierina, e vorrei dire che nel 93, ecco perché sono le vote, a San Gabriele, nel 93 all'ospedale. Allora, voi vi ricordate, perché ogni macchina deve essere associata, molte volte viene associata ad un film, e la Dombachi è praticamente associato a altrimenti ci arrabbiamo, con Bud Spencer e Terence Hill, ci ha fatto sognare, almeno ha fatto sognare la mia generazione. Tutti quanti immaginavamo in età adulta di avere una Dombachi e praticamente di andare rossa con la cappottina gialla, bravo, e di conquistare le ragazze. Ormai siamo arrivati a una certa età, ormai le ragazze non ci sono più. Grazie a Giancola, quindi lui lo ringraziamo come il nostro nuovo socio, a nome di tutti i soci che entrano praticamente nel club. Poi un saluto particolare, scusate, ma importante. Abbiamo parlato di Giancola, c'è qui Marcello Giancola che è stato molto bravo, ci ha accolto la tappa di Tossicia, l'USD1, è avvenuto anche grazie a lui, quindi lo salutiamo lì, Giancola. Marcello sta lì con un capello al vento, sempre molto riccioluto. Poi vogliamo salutare anche tra i nuovi soci, tra noi, scusate, c'è Marcozzi Autovigne che sta qui e sta lì, quindi è venuto, lo salutiamo perché e speriamo che possa comprare un pullman anni 30 da restaurare e portarlo in mezzo a noi, questo è un impegno, ok, grazie, quindi un applauso a lui. Marcozzi Autovigne, i teramani conoscono, i pescaresi no, ma i teramani sì, ovviamente. Nel frattempo io giustamente aspettando la pizza dolce di Tartasserò, vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, noi siamo invitati a tutti gli appuntamenti, noi avremo un appuntamento importante qui ad Invito, perché saranno solo 10 equipaggi per club, tutti i club d'Abruzzo saranno invitati da noi ad Atri praticamente il 31 maggio e lì faremo un caffè concerto con il maestro Concesio Leonzi, le canzoni della radio. Però un appuntamento importante, questo ve lo do, è quello del 20 giugno a Campli. Noi avete notato che noi facciamo molta cultura. Il 20 giugno a Campli faremo una mossa di bellezza di pomeriggio, mangeremo la porchetta di Campli, solo porchetta, quindi ci dobbiamo iscrivere, e la sera ci sarà a Piazza San Francesco, vicino a Piazza Farnese, una serata jazz, tutto jazz anni 20 e anni 30, con una bravissima cantante Ilenia Appiccifuoco, quindi lo faremo il 20 giugno. E poi il 4 luglio a Roseto, il 25 luglio ad Atri, da Scagno, la Vespa, il 1 agosto il concorso nazionale di eleganza con il gran galà dell'operetta, con la bellissima Elena D'Angelo e il maestro Sergio Piccone Stella. Questi sono pochi appuntamenti, ma da ricordare, se siamo tutti presenti il cast cresce, la passione cresce, e tutti quanti quando andremo come Dandino dall'altra parte si ricorderanno di noi. Grazie.